Bene, cari amiche e cari amici Terra del Sole News, oggi invece vogliamo raccontarvi quella che è la vita dei volontari a Canosa di Puglia, dei volontari che raccolgono i beni di prima necessità e la distribuiscono ovviamente alla comunità canosina, in particolar modo quelle persone, ahimè, disagiate e per chi in questo momento non sta lavorando. Siamo in compagnia con la Presidente Nunzia Sorrenti, tanto buongiorno Nunzia. Buongiorno, buongiorno. Ecco, questa sarà Buongiorno. una diretta particolare Certo, perché. certo. E sarà una diretta particolare oggi perché tu giustamente hai chiesto di mostrare una giornata tipica dell'ambulatorio popolare. Questa è una giornata tipica. Noi le mattine iniziano così, con la raccolta dell'invenduto da parte di esercizi commerciali che ci chiamano, ci mandano il messaggio e ci chiedono di passare da loro. Questa è la prima. Sì. Ecco, buongiorno. Lui, Claudia, è lo straniero del gruppo, Ah, perché lui è di buongiorno. Patria eppure ci aiuta lo stesso. Come Certo. una squadra di calcio che c'ha gli stranieri, noi abbiamo un Andriese qui a Canosa che è stato uno dei primi, devo dire, a sostenere le attività dell'ambulatorio. Aiuto molto volentieri, non ci sono problemi. Bene. Oggi ti ho fatto trovare quei tre bei cartoni di biscotti. Ok, questi qui sono per noi, possiamo iniziare? Claudia, i Sì. mariti e i volontari in questo momento sono fondamentali Sì, assolutamente. perché ci aiutano nel trasporto. Questi sono biscotti che poi saranno dati già in distribuzione oggi. Oggi è una grande giornata di distribuzione. Verranno circa 50 famiglie in ambulatorio a rotazione e loro verranno seguendo un orario indicato per evitare assembramenti. Quindi loro sanno a che ora devono venire perché io la sera prima mando i messaggi ad ognuno di loro indicando l'ora precisa. Quindi loro a quell'ora si presentano, vengono, ritirano quello che noi possiamo dare e vanno. Non si crea mai fila, non si crea assembramento. Perfetto. Mentre i Ecco, mariti, sì. non so se tu vuoi fare qualcosa, passiamo agli altri Sì, esercizi che tu sai. assolutamente. Tanto ringraziamo. Grazie a voi, è Grazie stato mille un per quello che state piacere. facendo. Buona giornata. Buongiorno. Buongiorno. Questa è una via particolare, Claudia, perché questo è via Embriani, no? E che io ho denominato la via en rose, perché formo le due rose, la bufala delle rose, e quindi buongiorno. 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 Anche formo le due rose, mi ha Intanto mandato il messaggio. io vedo anche insomma, quello che hanno fatto i nostri commercianti, quelli comunque di mettere in sicurezza ovviamente il locale. Ecco, intanto ringraziamo, Buongiorno, buongiorno. Come buongiorno, va bene a te? innanzitutto? Tutto bene, Si dai. lavora? Sì, dai, insomma. Un po' in difficoltà in questo momento, però dai, noi ci Bravi. siamo e Bravi. cerchiamo di dare nel nostro piccolo quello che Certo, riusciamo. certo, certo. Ecco, io tanto colgo l'occasione, cara Nunzia. Voi state facendo questo ovviamente per le persone disagiate, però volevo chiedere proprio a voi, fate anche magari servizio a domicilio, Certo, no? sì, certo. Quali sono i Noi vostri orari? bene o male prendiamo le ordinazioni la sera e quindi consegniamo la mattina più o meno dalle 9 alle 11, oppure al contrario prendendo l'ordinazione la mattina consegniamo il pomeriggio dalle 5, 5 e mezza, verso Perfetto. quell'orario là, proprio per cercare di aiutare le persone in difficoltà o le persone magari che per scelta decidono di rimanere a casa ed è una cosa giustissima. Perfetto, grazie, grazie mille. Loro hanno il pregio di essere stati i primi, È insieme a Diciamo vero? Frutta, a sostenere l'ambulatorio. Quindi non ci fanno mai mancare il loro sostegno. Per Alla noi è un fine. piacere, prima cosa, è un onore. E poi è il discorso, diciamo, di aiutare il prossimo con, diciamo, le nostre cose, la nostra focaccia, il nostro pane. C'è un onore e ci rende orgogliosi il fatto di aiutare, diciamo, il prossimo, le altre persone che in questo momento sono in difficoltà. Grazie, grazie, grazie di Allora, cuore. Vincenzo, Ti sì, prendo tutto, non so, mi sì, faccio aiutare dai ragazzi. ok, grazie. Ancora. Devo dire, loro non ci fanno mai mancare il sostegno, Claudia, e Sì. sono stati i primi a credere in questo progetto.
sono stati i primi a credere in questo progetto, devo dire. Sono i miei vicini di casa praticamente e sono stata fortunata ad avere questi vicini, devo dire. Perché... Questo per voi, ok? Aspetta che c'è altro. Grazie, io intanto questo trasporto. Questo è altro. Cosa sono? È tutta focaccia, focaccia appena sfornata. È disponibile, messa a disposizione per l'ambulatorio. Grazie. Grazie a te. Ecco, sì. Che Nunzia. Buona giornata e buon lavoro. Buona giornata a voi, un bacio. Ciao. Abbiamo un altro. Sì. Pronto? Ah, andiamo di là, sì. Pronto? Sì, salve. Sì, adesso non posso parlare. Ci vediamo tra un po'. No, siamo in diretta, sto facendo la raccolta alimentare, se ci sentiamo dopo. Ciao ciao. L'altra attività che sostiene l'ambulatorio popolare. Ecco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Che bella iniziativa da parte vostra quella. Grazie. Di aderire. Grazie. All'ambulatorio. Grazie. Popolare. Grazie. Tanto frutta e verdura. Grazie. Loro sono stati insieme a Donato veramente i primi ad aiutarci. Non solo, Rino poi si è fatto promotore di divulgare questa iniziativa presso i suoi colleghi. Si è messo in contatto anche con un altro ingrosso, la San Samuele di Canosa, e devo dire grazie alla sua intercessione, loro ci hanno conosciuti, questo ingrosso di ortofrutta, e stamattina andremo anche lì perché comunque anche loro ci donano l'invenduto. Quindi devo dire grazie a questa famiglia eccezionale. Ecco, cosa avete dato oggi? Oggi ci sono delle insalatine. Queste le ho prese in più, non è che sono invendute. Prese proprio in più per il popolare di Canosa. Queste sono insalatine, vedi? Siccome che stavano a termine di scadenza, loro l'ho avuto a buon prezzo e io le li dono. Grazie. Perfetto, grazie. Possiamo trasportare, grazie a tutti. Ecco, buona giornata, grazie, buon lavoro. Buona giornata, ciao. Famiglia eccezionale, Claudio. Assolutamente, assolutamente. Allora, sembra poco, però tu immagina se gli esercizi commerciali fossero più numerosi, no? Nel donare, noi diciamo, l'invenduto non c'è da privarsi, perché chiaramente è un momento di difficoltà per tutti, però almeno l'invenduto, invece di andare al macero, fosse rimesso in circolo e dato a chi ha bisogno, veramente avremmo sempre da distribuire. Certo. Ora, amici, entriamo in auto. Eccoci qua. Certificazione pronta, perché chiaramente ce l'abbiamo ovviamente anche noi. Sì. In questo momento stiamo lavorando ovviamente per offrire un servizio a tutti i cittadini che sono a casa in questo momento. Scusate anche l'affanno, perché abbiamo anche queste mascherine. Sì. No, anche perché carichiamo pure le cose, Claudio, diciamo la sì. Verità. Ok, ci siamo. Ecco, se qualche amico vuole fare qualche domanda, ovviamente noi siamo qui per voi. Ti apro un pochino così puoi respirare. Dice Fonte, un metro di distanza per favore. Assolutamente abbiamo sì. Abbiamo anche di più. Noi abbiamo di più. Ovviamente abbiamo zoomato la nostra telecamera. Ovviamente manteniamo oltre un metro di distanza in realtà. Oltre un metro. Adesso stiamo andando dalla San Samuele. Ecco, possiamo... sì, i certificati sono sempre pronti. Torniamoli perché fanno... Ah, sì, ok. Grazie, grazie. Tienili tu, Paolo, eventualmente dovessero servire. Questo
anche per noi è difficoltoso, noi facciamo anche consegna della spesa agli anziani e comunque siamo sempre a stamparci giustamente le autocertificazioni, mettiamo l'indirizzo della persona anziana dalla quale stiamo andando, perché loro ci chiamano e noi prevediamo la consegna, facciamo gli acquisti presso dei negozi convenzionati che ci preparano la spesa e poi dopo portiamo i soldi, quindi ce la danno in questo momento, la fanno uscire fuori senza aver ricevuto soldi e poi noi passiamo a pagare per evitare tanti andirivieni, quindi andare, prendere i soldi, tornare, fare. Quindi noi ci chiamano gli anziani, facciamo direttamente la spesa e poi portiamo la spesa e passiamo a pagare i negozianti. E viene fatto in sicurezza perché quando ci chiama la persona anziana, la persona malata, noi già diamo il nome del volontario che andrà a casa sua. Certo. Così da evitare che possano esserci episodi di sciacallaggio, di mettere proprio in sicurezza tutto il lavoro che facciamo. Quindi quando l'anziano sente il citofono e il campanello sa già il cognome della persona che sta andando e lo sa solo lui e noi che gliel'abbiamo detto. Certo, intanto arrivano da tanti commenti, ovviamente anche un grazie a te per quello che stai facendo, Nunzia, e poi mi chiedono ma questa spesa riesce comunque a soddisfare il bisogno di chi appunto viene da voi? Allora, di tutte le persone no. Allora io ogni tanto faccio dei video per mostrare quello che abbiamo e sempre al di sotto della necessità reale. Tieni presente che tante sere andiamo via con tristezza dall'ambulatorio, Claudia, perché non abbiamo niente nei carrelli, non abbiamo niente nel nostro piccolo magazzino, non abbiamo niente e basta. E sappiamo che l'indomani ci saranno altre persone, ci saranno quelle precedenti alle quali si stanno aggiungendo le altre e non abbiamo da dare niente. Purtroppo è un momento difficile e quindi per questo io lancio sempre appelli, quindi ringrazio anche la Terra del Sole per il servizio che sta facendo, perché comunque noi abbiamo bisogno di tutti, dell'invenduto, delle persone, dei privati, di tutti quelli che possono aiutarci. La gente aumenta, noi siamo partite col seguire, perché noi, Claudia, vorrei sottolineare questo, noi non facciamo carità, noi creiamo una rete di solidarietà tra i cittadini, perché la carità è che tu dai un po', uno che ha di più dà un po' a chi ne ha di meno e finisce tutto. Mentre per noi non è così. Noi creiamo una rete, seguiamo le famiglie, perché la maggior parte delle famiglie non hanno solo il problema economico del soddisfare il bene primario del cibo, del pranzo, della cena e della colazione, ma anche di mandare i bambini al dopo scuola, anche di fornire loro dei libri. C'è tutta una serie di cose. Noi seguiamo queste famiglie, le seguiamo in toto, cercando all'interno dell'ambulatorio di creare una rete solidale. Chi viene per gli alimenti dà in cambio un'ora di volontariato, chi viene per gli indumenti dà i indumenti che a loro volta non mettono più, hanno dismesso. Quindi noi creiamo una rete di solidarietà, una solidarietà circolare. Ognuno di noi può dare qualcosa, o può dare se stesso, il proprio sapere, il proprio tempo. C'è sempre da donare e da condividere. Assolutamente sì. Io intanto ti leggo alcuni messaggi perché stanno ovviamente arrivando. Sì. Dice Tiziana, il cibo regalato, sono curiosa di sapere a chi va donato. Ma qui ci vuole altro, bisogna lavorare per guadagnare soldi per poter onorare i pagamenti e il fabbisogno personale. Riferite al sindaco. Ecco, purtroppo allora è una situazione... La situazione è critica, è grave. Noi non possiamo, prevedere o provvedere, più giusto dire, a tutta la sfera economica dei soggetti di una comunità. Noi abbiamo un ruolo che è quello di badare all'emergenza, e l'emergenza primaria in questo momento è quella di mettere il pane sulla tavola, perché sembrerà strano, ma tante famiglie non ce l'hanno. Ecco, grazie, ci dice, è brutto come termine carità. Infatti, sì, sono convinta.
Ecco perché noi non facciamo carità, la nostra è una solidarietà circolare, tutti i soggetti sono allo stesso livello e condividono ciò che hanno. Mettiamo questa parola, condivisione, condivisione. Poi Claudia, anche i medici cubani venuti da Cuba, no? Sono venuti con la loro esperienza e la loro umanità, cosa hanno detto? Noi non diamo il superfluo, noi condividiamo il poco che abbiamo. Eccoci alla San Samuele intanto, questa è l'azienda ortofrutticola che ci sostiene. E anche loro ci donano l'invenduto. Sì, ci hanno chiamato e noi veniamo, ecco. Se non ci chiama nessuno purtroppo. Ecco, sì. Ovviamente l'invito è fatto a tutte le attività della nostra città che vogliono contribuire a rendere questo servizio ancora più intenso e più, insomma, proficuo. Ti voglio dire grazie Claudia, perché nel frattempo tu hai sentito squillava il telefono. Sì. Una signora che evidentemente seguiva la tua diretta ci ha chiamato perché ha da donare una spesa. Ah, che carina, grazie. Più utile di questa. Possiamo sapere il nome, la ringraziamo. Ora poi, ecco, intanto buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti, salve. Loro sono gli angeli della croce e verdura. Buongiorno. Sono i nostri amici, ecco. Dell'orto frutticola. Noi quando loro ci chiamano ci danno anche loro l'invenduto e quindi devo dire grazie. Ora non so se è già pronto quello che dobbiamo portare. Con chi? Non cosa so. C'è da... per noi, per l'ambulatorio portale. Salve, okay. Sì, sì, dobbiamo fare veloce, abbiamo tante persone. Vai. Loro ti chiamano, io ti faccio il giro, chiaramente. Da 2 minuti. Sì. Intanto, Paolo. Mi sta qua l'altra cosa, le sta prendendo Michele. Ah. Allora, la signora ti ha fatto la donazione in diretta e è voluta rimanere anonima. Ah, vabbè, la ringraziamo. Sì, grazie. La ringraziamo di cuore, davvero. Veramente. E tante persone si stanno adoperando. Infatti adesso andremo anche presso la macelleria Scardi perché mi ha chiamato Corrado per dire che aveva preparato anche lui della carne per la distribuzione e in più una signora stamattina è andata a fare la spesa e ha lasciato lì la spesa da donare all'ambulatorio. Quindi si crea una rete anche tra commercianti, tra cittadini, quindi certo. È qualcosa di positivo. Io magari, siccome abbiamo un po' di urgenza perché fra un po' arrivano le persone, magari ripassiamo. Sì, magari ripassiamo, dai. Oh, queste per noi? Ah, eccole. Cioè, io mi chiamo Claudia. No, per voi non c'è quel tempo. No. Allora, quali sono le cose che dobbiamo portare? Queste? No, poi magari passiamo dopo. Ah, non è per dopo, te la preparo io. Così non teniamo Claudia. Quindi, giusto per farla presentare. Sì, grazie. Quindi questa, insomma, è parte della spesa che sarà consegnata più tardi, ecco, ovviamente stanno ancora allestendo, stanno ancora preparando. Sì. Noi vi ringraziamo e vi auguriamo buon lavoro e buona giornata. Grazie, arrivederci. Ecco. Hai visto quante persone meravigliose che stanno Sì, ne sono convinta. Sì, siamo in diretta. Sì, rimane indifferita. Sono pure simpatici, sono pure simpatici. Devo dire, sono simpatici, sono generosi. È vero. Poi, tieni presente e tu lo sai. Che le difficoltà ce le hanno tutti.
fatto in questo momento. Quindi purtroppo sì. C'è anche i grossisti. Loro per esempio dicevano che in tanti comuni, per esempio della Basilicata, dove consegnano normalmente, non riescono a consegnare, perché sono comuni bloccati, non si può circolare come si deve. Insomma, c'è un calo anche per loro. Nonostante ciò, loro si impegnano comunque con noi. È vero. Intanto Lucia Sciacalepore ci dice grazie per quello che fate, specie per gli anziani che non hanno nessuno. Beh sì, vedi che siamo noi a ringraziarti. Intanto, guarda Nunzia, stiamo approfittando di questa diretta per far vedere anche la nostra città. Sì. Ecco, quindi anche per chi è fuori, il mio pensiero va sempre ai canosini che sono all'estero, che sono in altre città italiane e che stanno vivendo ovviamente un momento ancora più tragico, se consideriamo quello che sta avvenendo in Lombardia, in Piemonte, in Veneto, davvero triste. Abbiamo avuto anche segnalazioni dall'estero, dove la situazione non è tra le più rose, anzi qualcuno lamenta proprio la sanità, insomma non è facile, è un momento veramente triste per tutti. E quindi ancora di più va il grazie a voi, grazie ai cittadini che ci stanno aiutando, ai volontari che si impegnano. È un momento difficile anche per i volontari, per i rischi collegati alla nostra attività. E noi, ecco, proprio a proposito di rischi, Claudia, abbiamo preparato un dono per te. Ehi, sì. Allora, tu sai gli scandali legati all'assenza di dispositivi, no, di protezione, delle mascherine, eccetera. Sì, sì. Allora noi ci siamo adoperate, delle signore gentilissime, dirò solo i nomi, Mirella, Giusi, Sabina, Lucia ed altre, e non si offendano, tanto io poi qualcuna magari l'avrò dimenticata, perché io su tante persone comunque poi ringrazio, faccio i post sulla nostra pagina dell'ambulatorio. Si sono adoperate per prepararci delle mascherine. Paolo, prendi le mascherine dalla mano. Ecco, intanto ringraziamo Paolo, Sì, mio marito. Tuo marito, sì. Ecco, un altro, sì, martire, come il mio fidanzato. D'altronde, insomma. Ma si chiamano Sardella, sono entrambi, Sono entrambi Sardella, c'è un DNA che accomuna. Beh sì, sono intanto dei martiri in quanto nostri compagni, ma al di là... Guarda che carine! Guarda queste mascherine. Facciamole vedere. Sì. Grazie, allora, grazie. Sono mascherine di cotone. All'interno c'è una sacca dove si può mettere un dispositivo di filtro. Può essere la carta forno, un salva slip, della carta assorbente. Quindi, e questo serve a riutilizzarle. Tu la sera dopo l'utilizzo togli quel filtro, le disinfetti, la mattina dopo un altro, grazie, filtro. Ed è per voi. È preziosissimo, davvero grazie per... Tanto per il pensiero, e poi perché davvero in questo momento è utilissimo, è davvero utilissimo. Sì, sì, noi, grazie. Le signore abbiamo fatto una colletta per recuperare, Claudia, le lenzuola della nonna, sai, quelle di cotone che si usavano una, bravi, volta. E tante persone, anche delle mercerie chiuse, ci hanno donato l'elastico per poter fare gli elastici delle mascherine. Quindi ecco, la rete di cui ti dicevo, la solidarietà circolare, ognuno fa qualcosa per l'altro. Ecco, a proposito, hai citato la situazione in Puglia, ecco la notizia proprio data ieri sera nella tarda serata da parte del nostro presidente Michele Emiliano, il quale oggi inizia a dire, no, la situazione è molto molto difficile, che le scorte ormai sono quasi esaurite e che dal governo ovviamente ci si aspettano tute, mascherine e ventilatori. Questo insomma ovviamente è un momento particolare, dove veramente auspichiamo che si risolva presto e che le mascherine, insomma, almeno le cose necessarie possano arrivare per i medici, per gli operatori, insomma veramente per chi è a contatto con il pubblico e nella sanità in particolar modo. Certamente, i nuovi martiri praticamente sono proprio i medici, gli infermieri, tutto il personale sanitario, diciamo i martiri tra virgolette di questa pandemia. Perché io voglio ricordare, questa non è una guerra come viene detta, non è una guerra, perché la guerra si smette nel momento in cui chi l'ha decisa decide di smettere. Questa è una pandemia, il nemico è diverso e ci deve vedere tutti uniti nel combatterlo. Il problema è che, a mio avviso, in questo momento di grossa
emergenza vengono fuori tutte le contraddizioni della nostra società e i limiti della nostra società. Una società che ha tagliato la sanità, per esempio, che ha ridotto gli aiuti, che ha badato ad altro, per esempio a tante spese militari, piuttosto che a costruire più ospedali. Ci sarebbe tanto da dire, ma non vorrei addentrarmi in un discorso che va, insomma, che esula dal nostro ruolo. Però una cosa è certa, anche in questa emergenza si notano ancora di più le contraddizioni tra nord e sud, e non è un caso. Ecco, intanto vediamo la polizia che sta sorvegliando la città. Ecco, qualcuno ha detto che non c'era la sorveglianza, però come vedete almeno, no, la loro presenza c'è nella città. Facciamole vedere, perché anche loro, insomma, non è un momento facile. Ma anche noi che facciamo consegne a casa, fermano anche noi, cioè noi per esempio non abbiamo un lasciapassare, quindi anche noi dimostriamo volta per volta quello che, certo, stiamo facendo. Non è una scusa per poter andare in giro, assolutamente. Anzi. Intanto Sabata ci dice: donate anche un piccolo gesto, può essere un grande dono per tanti. Grazie Sabata per questo bel messaggio, grazie. E poi c'è Max Marinaro che dice: grazie Terra del Sole, sempre presente. È vero, grazie. Grazie Max. Adesso andiamo, credo di fare la strada, stare seguendo la strada migliore. Andiamo dall'ultimo esercizio commerciale. Ci tengo perché è l'esercizio commerciale che ci sta dando in questo momento la carne. E quindi è della macelleria di Corrado Scardi, che è in Piazza Galluppi. Dopodiché potremo procedere ad andare in ambulatorio per la distribuzione. Ecco, quante famiglie state servendo in questi giorni? Almeno in questa giornata, ad esempio. Allora, oggi verranno oltre 50 famiglie. Oggi sarà una giornata eccezionale di distribuzione perché, come ti dicevo prima, noi approfittiamo dei giorni in cui abbiamo tanto. Questi sono giorni in cui ci è stato donato tanto perché fine settimana, quindi per esempio gli esercizi che vendono ortofrutta eccetera, danno l'invenduto prima che poi, insomma, con la domenica e con le attività ferme questa vada perduta. E quindi oggi ci occuperemo di oltre 50 famiglie. Prima, come ti dicevo prima, lo ribadisco perché è importantissimo in questa fase mantenere distanze, mantenere la sicurezza. Io mando dei messaggi a ognuno di loro a distanza di 10-15 minuti, loro vengono, non si crea assembramento, viene fatto tutto nella privacy, per garantire la privacy, e facciamo questa nostra distribuzione. Quindi oggi faremo orario continuato, Claudia, non andremo neanche a pranzo, via, perché domani è domenica ed è giusto che tutti quanti con dignità mettano su un pranzo domenicale per la famiglia. Ecco, c'è Tiziana che insomma, ci ha mandato un messaggio poco fa. Ah, grazie. E dice: che vergogna, tanto chi riceverà questo cibo saranno sempre le solite persone. Beh, io, ecco, per no, dire questo vuol dire che Tiziana conosce le persone che vengono da noi, e non credo, perché intanto non so cosa voglia dire solite. Per me una persona che ha bisogno, per noi dell'ambulatorio, che è indigente e ha delle necessità che sono abbastanza serie. E ridurre tutto ad un fatto di solito è brutto in questo momento, anche perché tra l'altro le solite sarebbero le 5-6 famiglie forse che intende, invece no, perché con questa crisi lavorativa che ha attanagliato anche la nostra società, che sta attanagliando la nostra comunità, e io mi riferisco a persone che normalmente, Claudia, non avrebbero bisogno di niente, ma che in questo momento si trovano senza lavoro. E poi guarda, non abbiamo la benda agli occhi, lo stiamo vedendo nei TG, lo stiamo vedendo nei servizi, nei reportage che stanno facendo. La condizione economica sta peggiorando anche in famiglie che normalmente non avrebbero bisogno, ma che in questo momento sono attanagliati da un'urgenza proprio primaria del cibo. Perché? Perché c'è tanto lavoro in nero, perché tanti lavorano per esempio tutti i giorni in mano dei datori di lavoro, non parlo di Canosa, parlo in generale, che non fanno risultare le loro giornate per intero, quindi non c'è cassa integrazione, non c'è quello, non c'è quello.
E quindi come si fa? Chi pensa a queste persone? Dobbiamo lasciarle? Io credo che la funzione delle associazioni tipo la nostra o delle altre, perché ce ne sono tante per fortuna, è proprio quella, una funzione, come diceva ieri Enzo Principali, che salutiamo, che è un altro volontario dell'ambulatorio, di ammortizzatore sociale, cioè noi facciamo da filtro, cerchiamo di andare dove c'è l'emergenza, perché anche un comune, una provincia, una regione non ha l'immediatezza della risoluzione. Noi abbiamo l'immediatezza nell'emergenza e poi ci saranno, spero, delle soluzioni che prevederanno un reddito d'emergenza, qualcosa. E noi anche su questo, come ambulatorio popolare, stiamo portando avanti una campagna del reddito di quarantena da dare a tutti, per evitare che il conflitto sociale si inasprisca. Quindi diciamo la situazione è veramente d'emergenza. E poi noi siamo aperti a tutti. Quando viene una famiglia, noi abbiamo tutte le informazioni, prendiamo tutte le informazioni, vediamo un po', le seguiamo. E poi io voglio dire, Claudia, se su 50 famiglie due ci hanno preso in giro, sono contenta che le altre 48 sono state aiutate. Assolutamente sì. Perché ci sono sempre i furbetti, Nunzia, questo dobbiamo dirlo. Ecco, tanto Immacolata ci dice, è giusto, le mascherine le devono dare a tutti, non è possibile che si debba comprarle a 7 euro, poi gli anziani a Canosa, per quel che mi risulta, vengono lasciati a se stessi. Purtroppo, insomma, ci auguriamo che innanzitutto le mascherine vadano, insomma, ai sanitari in primis, perché senza di loro, insomma, la vedo veramente dura. Questo noi ce le siamo fatte adesso. Ecco, infatti dice Nunzia, ecco perché non ce le siamo fatte da sole, anch'io me la sono fatta da sola, non è il massimo dell'estetica, però insomma, oggi me l'hai dato tu quell'altra mascherina fatta bene. Io ti inviterei ad indossare la nostra. Assolutamente sì, ora è tempo di fermarci magari. Ecco, qui siamo nella storica piazza Galluppi di Canosa. Sì. Ecco. Eccola lì. Adesso andremo presso la macelleria Scardi, che ci ha preparato la spesa. Corrado ci ha mandato un messaggio stamattina dicendo che aveva preparato delle cose. Ti ho detto in più che c'è una signora che ha lasciato la spesa, una donazione presso la macelleria. Che bello rivedere Piazza Galluppi. Sì, è vero. Punto nevralgico della nostra città nei tempi d'oro, della nostra infanzia. Intanto però abbiamo una precedenza. Sì. Intanto ovviamente. Buongiorno. Buongiorno. Sì. Sempre. Siamo dell'ambulatorio popolare di Canosa. Raccogliamo le donazioni contanti o le spese dei privati cittadini che vogliono contribuire. Siamo aperti la mattina pomeriggio, se volete aiutarci, il mio tutto può essere distribuito alle famiglie che in questo momento stanno attraversando un momento brutto in generale. Quindi Corrado, noi ti ringraziamo come al solito, dici cosa dobbiamo portare? Via subito, no subito, potete stare, voi. Abbiamo perché... delle famiglie in attesa. Sì, prendi il cartoncino. Questo è il nostro? Sì, bravo. Sì. Allora questa, poi se vuoi proprio vuoi fare tutto quello che vuoi dire, dici, questa le ha regalate una mia cliente. Non sono stato io. Questa è la spesa che ci ha donato, che dicevi. Sì. Poi lunedì vieni da me a prendere l'altra. Guarda, Claudia, la generosità dei nostri concittadini. Sì, noi vediamo questo. È in incognita la signora. Grazie. La signora non vuole che si dica il dono, è una bravissima persona. Grazie. Grazie. Allora, ho detto, senti, non mi voglio fare pubblicità. Dico solamente che hai regalato tu un po'.
Grazie. Grazie tanto. Grazie mille, Corrado. Sì, tu sai come contattarmi. Ok, grazie. Ciao. Ecco. Salutami Giovanni pure. Arrivederci, buona giornata e buon lavoro. Ciao, e grazie, grazie signore. Ciao. Grazie. Ciao. Sì, sì, no, le uova, attenzione. Se noi ci facciamo la frittata, io dico sempre quando faccio la spesa, le metto sempre a parte. È vero. Adesso questo giro mattutino lo abbiamo completato. E adesso possiamo andare in ambulatorio, dove già ci sono i volontari chiaramente che hanno allestito. Ieri sera abbiamo finito tardi. Intanto, vedete? Un'auto. Ecco, grazie Paolo, grazie. Ecco, quindi la spesa mattutina è stata fatta e ora raggiungiamo l'ambulatorio. Vado a reclamarci, giusto? Ah, posso uscire? Eccoci. Io ogni volta che torno in piazza Galluppi, non so se capita anche a te, mi viene sì. Una nostalgia. Però questa è sta vero. Diventando per noi anche il cuore della solidarietà. Qualche settimana fa ci ha chiamato, ci chiamò la Capitaneria di Porto di Barletta e ci chiese di venire perché c'era del pesce che era stato sequestrato per delle motivazioni loro, sì. E ci chiesero di, insomma, di redistribuirlo e quindi ci fecero questa donazione di questo pesce che noi poi abbiamo provveduto subito a distribuire. Poi la nostra organizzazione, Claudia, non è solo a Canosa, noi l'abbiamo sperimentata già da un anno e mezzo a Barletta, con l'ambulatorio popolare appunto di Barletta, e in tanti comuni ci stanno chiamando per replicare questa iniziativa, questo modo sì, sociale, perché la nostra nasce. Ciao Michele, un altro amico dell'ambulatorio, lavoro, sta fumando. E, questa iniziativa è nata per l'emergenza sanitaria, nasce come punto per assistenza e consulenza sanitaria. E quello era nato, quella era l'idea principale, poi tutto il resto si è costruito intorno. Perché emergenza sanitaria? Con i tempi che si allungavano delle prenotazioni, gente che non può andare privatamente per accelerare, insomma si è creata già da un po' di tempo questa esigenza di avere una risposta immediata. Certo. Ah, scusa, in diretta, sì. La cantina di Omede. Oh, grazie, ah, andiamo, grazie a Cantina Diomede. Grazie. Sempre presente. Sì. Sì, 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 signora. Allora. Va benissimo. Grazie. Ecco, che bello, in la diretta nella diretta. Ecco, grazie alla Cantina Diomede, vedi Nunzia? Lo so, si allarga, la generosità si allarga. L'abbiamo detto prima Claudia, bisogna condividere, se la solidarietà, il concetto di solidarietà è la condivisione, ognuno condivide quello che si ha, quello che si è, ecco anche, quello che si è. A proposito, dicevo, noi intorno all'idea dell'assistenza sanitaria si è creato un gruppo di medici che assiste, ok, stiamo attenti anche alla guida chiaramente, che ha dato disponibilità a visite senza emolumenti, quindi diciamo per le fasce più bisognose andare presso una struttura anche privata per poter accedere a una visita, a una prestazione che in altri momenti insomma avrebbero dovuto pagare.
quindi chiaramente è una fascia di popolazione che ha bisogno, e poi tu sai benissimo che i CUP funzionano, certamente c'è l'assistenza, ma i tempi si allungano sempre più, perché le strutture sono sempre di meno, e quindi magari uno ha un'urgenza, ha una prenotazione tra 6 mesi, e allora lì scatta la nostra organizzazione, ha il medico di quella specialistica che si è offerto, la persona va e quindi riceve la prestazione, la visita di cui ha bisogno. E poi intorno a questo, a questa idea originale, è nato tutto il resto. È nata l'inclusione sociale, l'assistenza scolastica, dopo scuola, la corsistica, facciamo corsi di italiano per stranieri, per esempio, o corsi di inglese per adulti, come noi ecco, abbiamo dismesso quando erano ragazzi, magari, e quindi così. Ecco, intanto di fronte vedete l'ambulatorio. Sì, ambulatorio popolare, sì, ci sono, sì. Ecco, questi sono, questi signori che escono, sono persone che sono venuti a donare sicuramente. Ah, ecco, quindi, sì. Dovevo andare alla cantina di Omede? Vogliamo andare alla cantina? Sì, perché ci siamo, sì, insomma. Se ci ha chiamato. Sì, lei è proprio diretta, l'avvocato Quagliarella. Ah, l'avvocato Quagliarella! Ciao. Salutiamo, avvocato, buongiorno! Grazie Giacomo, grazie! Giacomo, sei in diretta, eh? Saluto a tutta la cittadinanza. Grazie. Manda anche tu un appello. Ce la faremo. Grazie. Rispettiamo le regole, ce la faremo. Grazie. Ciao, grazie avvocato. Certo, siamo operativi all'ambulatorio. Ecco, intanto accanto, ecco. Vedi, ti stiamo passando da vicino proprio ora, sei qui a destra. Giacomo. Dove sei? Eccolo qui. Abbiamo fatto una carrambata, eh. Abbiamo fatto una carrambata. No, veramente. Ecco. Intanto ricordiamo dov'è l'ambulatorio, in via Kennedy. In via Kennedy 86, di fronte alla Credem. Di fronte alla banca Credem. Infatti una persona questa mattina, no, ieri sera, esattamente, mi hanno chiesto dove fosse. Ecco, magari poi lo riscriviamo. Abbiamo scritto il numero sovraimpressione, ovviamente magari scriviamo direttamente l'indirizzo dove potervi trovare. Allora, perdonami Nunzia, c'è Patrizia che dice, grande gesto, il macellaio, i suoi dipendenti, la mascherina, punto interrogativo. E poi, si potrebbe girare in macchina in due? Vedo troppa gente a Canosa di Puglia. Ecco, rispondi tu o lo rispondere io? No, io non sono deputata. Allora, siamo ovviamente in due, siamo entrambe, abbiamo sia mascherina che guanti, stiamo ovviamente facendo un servizio, ovviamente come sapete tutti, stiamo centinando le nostre dirette, le nostre uscite, e addirittura abbiamo anche insomma chiuso la redazione per le dirette, le facciamo ovviamente da casa, come avete visto le nostre uscite sono veramente contate, quindi se lo facciamo ovviamente sempre attrezzati di mascherina e guanti, abbiamo anche la nostra Nunzia, ha provveduto anche col suo disinfettante, quindi davvero grazie. Ecco, poi aspetta, no, quale, c'è sì. Un saluto da Norimberga, un abbraccio forte. Ciao Claudia, vabbè, Seppe, ringraziamo e salutiamo te. Antonella ci dice, tra un po' arrivo, ecco un'altra volontaria. Sì. Grazie Antonella. Ti aspettiamo, ci vediamo lì. Ci vediamo lì. Eccoci qua. Questo è Corso Garibaldi. Questo è Corso Garibaldi. A proposito della nostra sede, sì. Io devo ringraziare chi ci ha concesso di tenerla in uso gratuito per qualche mese, che è la farmacia di Nunno, della persona della dottoressa Di Nunno. Anche se purtroppo anche sulla sede abbiamo problemi, in quanto poi alla dottoressa serve quindi di riavere insomma a disposizione la disponibilità dell'ambulatorio, della sede, e quindi siamo alla ricerca di una nuova sede, quindi lanciamo un appello. Noi non abbiamo tanti fondi per poter avere una sede costosa, però se qualcuno ce la volesse concedere ad un prezzo simbolico, noi siamo qui ad attendere i vostri aiuti, perché abbiamo bisogno e svolgiamo comunque un ruolo che io credo sia necessario per insomma la nostra comunità, se qualcuno ci vuole aiutare, perché certo. Tra un po' saremo senza sede. Ecco, magari possiamo chiedere al nostro sindaco se c'è
un immobile, magari. Anche perché abbiamo anche dei mobili vuoti che potrebbero servire alla causa. Magari, beh, allora, visto che abbiamo lanciato questa cosa, io ho un'idea, ma un desiderio, se fosse disponibile qualche locale in Piazza Galluppi, servirebbe a rivitalizzare veramente quella zona. Certo. Anche perché adesso siamo in un regime di quarantena, eccetera, però tu immagina quando riapriranno le nostre attività, corsi dopo scuola, corsi di musica gratuiti abbiamo, quindi veramente si potrebbe fare tanto e servirebbe a rivitalizzare. Perfetto, ora raggiungiamo la cantina di Omede. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ecco, siamo in diretta. Grazie per aver contribuito, per averci chiamati. Grazie, questo tanti. È per voi, l'ho portato un attimo. Sì, certo. Potete prendere qualcosa? Non tanto, siamo in questo è per voi. Grazie, grazie mille. Tanto faccio un'inquadratura all'interno perché avete dei prodotti veramente molto, molto belli, molto buoni, ecco, siete un'eccellenza nel nostro territorio. Grazie. Ecco, è già pronto per Pasqua. Insomma, una Pasqua un po' particolare quest'anno. Però dobbiamo fare qualcosa. Fare qualcosa. Prego. Certo, sì, facciamo. Questo è il mio piccolo angolino. Che bello, molto carino. Buongiorno. Lui è mio marito. Ecco, piacere. Dell'azienda. Giustamente. Siamo i titolari. Siete i titolari. Bellissimo, bravo, complimenti. Titolari lavoratori, non titolari. Ah, sì, giustamente, giustamente. Ma minimo per la città, insomma. Dobbiamo collaborare soprattutto in questo momento di difficoltà. Quindi veramente grazie. Ecco, guardate quanti idee regalo. Io approfitto, insomma, per sponsorizzare la vostra attività. Grazie. Lo faccio veramente con piacere, non vi seguiamo. Piccoli pensieri, non è che abbiamo voglia di preparare granché, però non possiamo lasciare che tutto vada a rotoli. È vero, in questo momento non ci dobbiamo mai fermare, forza e coraggio per tutti. È vero. E poi un brindisi, insomma, col vino, il vino di Canosa, poi. Usciamo fuori da questa brutta situazione, un brindisi per tutti. È vero, faremo una grande festa tutti quanti insieme. Sarà per me un piacere averli tutti qui. Non vi ho ringraziati, stavo chiedendo. Grazie tante, veramente. È troppo poco. Grazie. Troppo. E quel poco però, se fatto da tante persone, diventa una moltitudine. Quindi diventa tante. E se fatto con amore. Grazie, buon lavoro e buona giornata. Grazie. Arrivederci. Chiuso? Mentre noi stiamo... Aspetta, Luzio, ho chiuso bene? Sì, no. Oh, Claudio, non vorrei che... No, difficile che esca, insomma. No. Però... No. Allora. Sì. Intanto salutiamo Giacomo Sardella, vedi? Questo cognome ci porta bene. Un saluto da Modena. Grazie. Ecco, ovviamente, un abbraccio affettuoso per te, per tutta la città di Modena. Insomma... Che attraversa anche la città di Modena a momenti, tutta l'Emilia Romagna, insomma. Mai come questo momento l'Italia è unita, questo. Dovrebbe essere unita, sì. Non solo nell'emergenza, dovrebbe essere unita anche nella risposta che si dà all'emergenza. Ecco, ci dice Antonio Colucci, dove si trova? Via Kennedy 86. Ecco, ha un cognato che ne ha bisogno. Quindi ripetiamo, di fronte alla banca Credem in via Kennedy 86. Scusa, però la voce più alta. Sì, perché ragione. Grazie a Dio, insomma, mi hanno dato dei bei polmoni. Un bel diaframma. Io te lo invidio, no, scusa, ora te lasciamo perdere. Non in quel senso, dai. Ecco, Giacomo dice, ecco, tenete botta, ce la facciamo. Assolutamente sì.
E come ormai lo slogan di questo momento in Italia è andrà tutto bene. Cerchiamo di essere positivi, però mai sottovalutare, perché il coronavirus, lo dico a tutti veramente gli amici, l'abbiamo sentito in televisione da virologhi, da medici, non è uno scherzo, non si gioca. Quindi ovviamente siamo positivi, ma non dobbiamo essere superficiali. Mai abbassare la guardia. Mai abbassare la guardia, bisogna stare attenti, usare tutte le precauzioni e diciamo alle persone che ti stanno sottolineando del bisogno di non venire oggi, perché oggi abbiamo una distribuzione, e magari o di chiamare e quindi noi chiudiamo l'appuntamento. E così da venire in sicurezza anche loro e da mantenere anche noi la sicurezza dei volontari, quindi di passare lunedì e di chiamare comunque sempre prima al telefono. Quindi occorre sempre chiamare, ecco, abbiamo messo anche il numero di telefono, quindi oggi è dedicato ovviamente già agli appuntamenti fissati, alla distribuzione. Poi insomma vi organizzate, certo, con Claudia, gli appuntamenti. Normalmente non è così, Claudia, normalmente l'ambulatorio è aperto, uno viene, ma dobbiamo mantenere comunque rigidi le indicazioni del Ministero della Sanità, del Governo, del Comune. Dobbiamo mantenere tutta la sicurezza possibile per noi e per l'utente, insomma. Con l'appuntamento si rispetta la tempistica, si rispetta il numero delle persone presenti in ambulatorio e quindi possiamo lavorare in sicurezza. Certo. Intanto Michelino ci dice, non potevate riempire 2-3 bicchieri e brindare la sconfitta del virus? Lo faremo. Sarà distribuito. Giuro. Allora Claudia, puoi dire in diretta, sì, questo nettare, no? Il vino, il nettare delle idee che ci ha donato la cantina Diomede, non sarà distribuito. Lo terremo per poter fare una grossa festa tutti insieme quando l'emergenza sarà finita. Perfetto, questo è un altro grande segnale, eh? È importante. Con tutta la cittadinanza. Ecco, siamo arrivati in via Kennedy. Ecco, Michele ci dice, evidenziate quel numero, guardate, basta leggere il titolo di questa diretta e lo trovate. Abbiamo solo l'impressione. Ora vediamo se abbiamo spazio, se no lascio la macchina, quella parcheggia mio marito. Ecco. La lasciamo qua, ecco, questo è l'ingresso. Ecco, scendiamo. Ovviamente poi mi dovete... Dimmi. Allora, intanto scendiamo. Sì, questo, ecco qua. Un attimo. Scarichiamo ovviamente, grazie Paolo. Questo è l'ambulatorio, vedete, siamo in via Kennedy. Questa è la banca Crede. Perché è un po' anonimo, ma non abbiamo avuto neanche modo, Claudia, di attrezzarlo per bene con un'insegna, perché poi l'emergenza ci ha sopraffatti, quindi abbiamo dovuto muoverci su altro, insomma, su questioni più concrete. Buongiorno Giacomo. No, sei sempre in diretta, Giacomo. Sei la dimostrazione concreta di quello che si può fare. Buongiorno, dico, i nostri volontari. Tanto possiamo entrare a vedere la spesa. Buongiorno, sempre operativi. Benvenuta. Grazie. Che odore di disinfettante. Abbiamo provveduto. Bravissimi, ovviamente. Le precauzioni sono fondamentali, intanto vedete. Grazie Giacomo, veramente. Grazie. Ciao Giacomo, grazie. Ho già il mio? Sì. Questo è il nostro piccolo ambulatorio popolare, questo è il luogo dove noi facciamo la maggior parte delle attività. Siccome è piccolo lo usiamo a rotazione, quindi distribuzione la mattina e assistenza sanitaria la mattina e poi da dopo pranzo in poi per tutto il pomeriggio e la sera a seguire corsi dopo scuola, corsi per adulti, in generale tutte le nostre attività. Abbiamo delle ore. Purtroppo lo dobbiamo fare a rotazione perché è solo questo. Qui c'è un piccolo magazzino
dove abbiamo qualche scorta e di qua poi le persone vengono e noi facciamo la distribuzione così. Devo dire noi dovremo già incominciare con la distribuzione perché c'è già qualcuno, naturalmente manteniamo la privacy su tutti, quindi tu sai come poter fare, loro sono gli altri volontari, mi diceva proprio l'avvocato Quagliarella che, e questo lo voglio dire, ha saputo dell'associazione, dell'organizzazione di volontariato e ci ha dato un'iniezione di fiducia perché ha detto che non ha fatto in tempo a fare la spesa, ha lasciato un contributo e che si farà portavoce presso altre persone, i suoi conoscenti, amici, colleghi, per far sì insomma che questa diventi una questione di città intera. Quindi se tutti riuscissimo a condividere ciò che abbiamo si potrebbero trovare tante soluzioni, Claudia. E intanto che ci dici di quello che abbiamo preparato per i nostri amici? Mamma mia ragazzi, siete veramente stati veramente molto bravi e credo che molti cittadini potranno dire grazie, come lo stanno facendo oggi tutti. Ecco, insomma, tanta gente è collegata con noi, veramente ringraziamo tutti i nostri lettori, grazie a voi, veramente grazie. Ecco. Se tu vuoi noi incominciamo. Dimmi. Perché altrimenti... Sì, sì, allora fate... La discrezione. Sì, no, no, io ora vi lascio perché ovviamente tra pochi minuti arriveranno delle persone ovviamente a ritirare insomma, questi prodotti, prima necessità. Io ringrazio te, Nunzia, per il lavoro tuo e di tutti ovviamente i collaboratori, tutti i commercianti che oggi veramente vi hanno aiutato e hanno aiutato tanta gente a Canusa. Qualcuno l'abbiamo dimenticato, Claudia, c'è anche per esempio la gastronomia Rotondo che farà parte della raccolta dell'invenduto, c'è Massimo Di Muro col taralificio, ce ne sono tanti, ma io spero che ne siano tanti di più, perché l'emergenza, e questo è un appello che io lancio, l'emergenza è continua, però c'è possibilità di anticiparla stando nella città, tra la gente, e cercando di sostenere queste associazioni che si occupano di porre un limite, un argine a questa emergenza. Quindi l'aiuto che noi chiediamo a tutta la cittadinanza è quello di sostenerci anche con un solo prodotto, perché un solo prodotto moltiplicato per gli abitanti veramente sarebbe una cosa eccezionale e manterremo veramente la calma, una pace sociale che in questo momento serve per non mettere emergenze su emergenze. Quindi tanto si può fare con l'aiuto di tutti. Grazie, grazie Annunzia e l'ambulatorio popolare. Grazie. Canusa. Grazie.